le foto, perché altrimenti rischiate di vivere i momenti solo attraverso i cellulari. E così i magi rendono omaggio al re che nasce, al Dio con noi. Gaspare rende omaggio al re portando in dono oro. Credo che ogni uomo è importante davanti a Dio, dotato di una bellezza infinita. Questo è quello che dice Gaspare. E aggiunge: sogno un mondo in cui ogni uomo prenda coscienza del proprio valore e dell'inestimabile ricchezza del suo cuore. Ecco il significato simbolico dell'oro. Baldassarre porta l'incenso. Io sono Baldassarre e dono l'incenso al bambino Gesù. Credo che lui è il ponte tra il cielo e la terra, che ogni uomo è figlio delle stelle, è creato per salire passo dopo passo verso il cielo da cui proviene. Sogno un mondo in cui ogni uomo abbia la possibilità di espandere le sue capacità come un soave profumo. Melchiorre porta in dono la mirra. Io sono Melchiorre, dono la mirra al bambino Gesù. Crede che con il suo aiuto l'uomo possa creare un mondo più fraterno e più giusto. Questo comporterà grandi difficoltà e resistenze, ma ora non siamo più soli. Sogno un mondo in cui alla potenza di questo bambino e all'impegno di ciascuno ogni lacrima e ogni sofferenza scomparirà come neve al sole. E insieme ai magi, i pastori, i viandanti, persone comuni, persone come noi qui, tutti davanti alla capanna, vivono il momento della natività. Consolate, consolate il mio popolo, dice il nostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che è finita la sua schiavitù. È stata scontata la sua iniquità perché ha ricevuto dalla mano del Signore doppio castigo per tutti i suoi peccati. Una voce grida nel deserto: preparate la via al Signore, appianate nella steppa la strada verso il nostro Dio. Ogni valle sia colmata, ogni monte e colle sia abbassato. Il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in pianura. Allora si rivelerà la gloria del Signore e ogni uomo la vedrà, poiché la bocca del Signore ha parlato. Dopo un altro piccolo momento di silenzio, noi andremo a concludere. Ovviamente l'essere qui tutti insieme è un modo per contemplare quello che è accaduto, quello che è successo. E lo abbiamo vissuto insieme. Noi non abbiamo fatto il presepe e voi l'avete guardato. Lo abbiamo vissuto insieme. Questo era lo scopo e questo era quello che noi volevamo proporvi a tutti, per vivere insieme il momento della Natività, del significato profondo e religioso del Natale. Ecco,
lo stimolo è quello di far nascere o far rinascere nei nostri cuori Gesù bambino e tutto quello che significa e rappresenta per ognuno di noi, credenti o non credenti. Questa volta è solamente un'etichetta o una categoria. Lasciamo perdere le etichette, lasciamo perdere le categorie. Allora possiamo anche semplicemente dire: Gesù era un uomo di pace, è stato un uomo di pace, è per i credenti un uomo di pace. E allora concludiamo così. La pace verrà. Se tu credi che un sorriso è più forte di un'arma, se tu credi alla forza di una mano tesa, se tu credi che ciò che riunisce gli uomini è più importante di ciò che li divide, se tu credi che essere diversi è una ricchezza e non un pericolo, se tu sai scegliere tra la speranza o il timore, se tu pensi che sei tu che devi fare il primo passo piuttosto che l'altro, allora la pace verrà. Se lo sguardo di un bambino disarma ancora il tuo cuore, se tu sai gioire della gioia del tuo vicino, se l'ingiustizia che colpisce gli altri ti rivolta come quella che subisci tu, se per te lo straniero che incontri è un fratello, se tu sai donare gratuitamente un po' del tuo tempo per amore, se tu sai accettare che un altro ti renda un servizio, se tu dividi il tuo pane e sai aggiungere adesso un pezzo del tuo cuore, allora la pace verrà. Se tu credi che il perdono ha più valore della vendetta, se tu sai cantare la gioia degli altri e dividere la loro allegria, se tu sai accogliere il mistero che ti fa perdere tempo, il misero che ti fa perdere tempo e guardarlo con dolcezza, se tu sai accogliere e accettare un fare diverso dal tuo, se tu credi che la pace è possibile, allora la pace verrà. Allora ecco il messaggio che proviene da quella capanna: essere noi uomini e donne di pace, la pace non come contrapposizione alla guerra, la pace come tutto quello che ho letto prima, tutto quello che abbiamo ascoltato insieme prima, tutto quello che il vivere l'esperienza di questo, di questa rappresentazione, di quell'immagine della capanna può avere valore per noi. Allora sarà Natale tutti i giorni. Allora il presepe non lo facciamo solamente quando inizia il periodo di Natale, ma il presepe ce l'abbiamo sempre in casa, perché è nel nostro cuore, perché ce l'abbiamo dentro. E gli altri se ne accorgono se abbiamo dentro il presepe o no, da come viviamo la nostra vita. Buon Natale a tutti! Buon Natale! Bravo, bravo. Francesco, ovviamente qualcuno me lo suggerisce, grazie, perché non l'ho detto all'inizio perché avevamo fretta di lasciare la piazza, perché alle